da me. Guarda, vieni qui. Fighissima. Finisce sopra sto piatto, ti è. Beccati questo, guarda. Tiè. Buongiorno. Domenica 11 giugno 2023. Siccome è montagna, quelle alte almeno, piove. E comunque qui vedete il sole, ma da pioggia anche oggi qui nel pomeriggio, quindi toccate fuga sul Monte Gennaro, rimane sempre la montagna per passare in giretto, sono sempre 900 metri di dislivello, provincia di Roma, siamo a Palombara Sabina, e dietro di me vedete Sant'Angelo, Monte Celio, Palombara, eccola là. Là. Oggi a Palombara c'è la festa dei ciliegi, sono pure i carri. Però siamo qua noi, quindi Monte Gennaro e niente, quindi ci vediamo più avanti, siamo soli, c'ha nessuno voglia di camminare, quindi come si dice a Roma, via dall'under culo. Ok, questa è la via che abbiamo fatto in mezzo ai campi, giù dalla parte bassa di Piedimonte, tutta questa cosa in mezzo agli ulivi e siamo andati qui sulla strada di Piedimonte. Quella che voi poi fate con la macchina e fammi vedere un attimo come, che io volevo salire, però è troppo sporca, vedi, è troppo sporca, volevo salire sotto i piloni dell'alta tensione per arrivare dritti per dritti sul Monte Gennaro, però la vedo da qua, è sporca, non è, quella va fatta d'inverno, va fatta, ecco qua, e qui parcheggiano le macchine, aspetta un secondo, fammi vedere un attimo, ecco qui parcheggiamo quello che si parcheggia con le macchine, vedi? Invece noi veniamo dalla parte più bassa, sono almeno 100-150 metri in più, le dislivello. Ed eccoci qua, all'inizio del sentiero della Valle Scoperta, che poi è tutta coperta, vabbè comunque. Siamo a San Nicola, 536 metri, Monte Gennaro 2,25, io da qua ci metto 1:30 al Monte Gennaro. Questo porta ai ruti di San Nicola, no scusate, sì, la rovina di Castiglione, San Nicola è qua sotto. Comunque, Monte Gennaro 2,25 da, oh, quando ci mettiamo 1:30. Va bene, ok. E qui inizia il famoso sentiero della Valle Scoperta. 25 tornanti di Palombara Sabina. Svolta a sentiero numero, sì sentiero, curva numero 17. Ne mancano 8, però solo che le ultime si allungano, le prime 10 te le mangi perché sono corte, poi piano piano si allungano e diventa veramente le ultime 2-3 sono lunghissimi come tornanti. Vabbè, comunque saremo sulla sella della torretta ed eccoci qua fuori dai 25-26 tornanti, quanti so, siamo alla sella della torretta, la torretta Crescenzi, che è il Monte Morrone della Croce, che si trova qui a sinistra. E adesso noi ci prendiamo il sentiero di cresta qui sulla nostra destra, che è questo qui, che va prima all'albergo e poi va alla vetta del Monte Gennaro. Ecco la torretta, torretta Crescenzi, Monte Morrone da Croce, 1050 metri. Monte Flavio, eccoci qua, Palombara 1:30 da qua. Ok, questa è invece la serrata che porta sempre sul Monte Gennaro. Monte Flavio Corpellecchia. Parco dei Monti Lucreti. Oh, questo è il pezzo più bello che porta su al Monte Gennaro, il pezzo di sentiero più bello che c'è sta. La torretta del Monte Morrone, quella è la strada serrata che poi porta sopra. Questa qui è tutta la piana di Roma, vedete, beh, questa è Palombara, c'è Sant'Angelo, Monte Celio, e giù in mezzo a quella cappa di nebbia, di smog è Roma. E noi continuiamo a salire qua. Oggi siamo in buona compagnia, c'è un sacco di persone. Oh, guardate che spettacolo da qua. Eh? Che spettacolo veramente, guardate. Allora, quello è Monte Libretti. Giusto, aspetta, perché Monte Flavio sta lì. Dovrebbe essere il Monte, quello è il Monte degli Elci, Monti Sabini, il Terminillo sarà le nuvole. Laggiù è il Monte Soratte, quindi io sto abitando dietro il Monte Soratte. A Civita Castellana. Da un anno che abito lì, eh. Io ho abitato 69 anni a Roma. Ok. Ok, siamo qui. Rifugio Monte Gennaro. Dopo se non piove, ma se non piove,
Forse il piatto dei fettuccini qua dentro ci sta bene, dai. Adesso continuiamo a salire sul Gennaro. Questa qua, pure questo che vedete a sinistra, un sentiero, ma più che altro è una strada da dove passano i jeep del Monte Gendei Rifugio, che comunque riporta giù alla torretta. Porta pure a Stazzano, eh. Ecco qua. Vai da Monte Gennaro, Rifugio Monte Gennaro, e noi andiamo su al Monte Gennaro, che sta da qui circa 20 minuti. Ok, siamo fuori dal bosco e adesso ecco là sulla croce. Gli ultimi 15 minuti e siamo in vetta. Come dice Fabia, gli uccelli, no, sì, gli uccelli. Gli insetti volano basso, quindi tra poco piove. Speriamo che te sbagli. Speriamo, va bene. Continuiamo la salita, ci vediamo sopra lungo la salita. Guardate, è tutto coperto, non si vede niente. Si sa, sa. Siamo sul tratto finale, quello roccioso, che ci porta sulla vetta del Monte Gennaro. Una volta sto percorso qui, sto pezzo roccioso, l'ho fatto di notte, pioveva, se scivolava, sono cascato, scivolato in faccia in avanti e mi sono fermato a 5 cm da una roccia. L'ho vista proprio all'ultimo secondo perché era tutto buio, solo che la lampadina stava. Cazzarola! Bello, eh? Guardate. Olè. Mamma mia, quanta nebbia sotto la parte bassa. Sotto è tutto pieno di nebbia e noi solo siamo col sole. E voilà. Ancora una volta siamo qui sul Monte Zappi. Meglio conosciuto come? Gennaro. Eccola qua, va. Ti sei fatta arcane? Quanto è dolce! Vedi, vedi, oh. Peste! Ci ha dato il benvenuto! Ok! Questi sei meglio da ah. Voilà! Cartelli sbiaditi! E c'è una bottiglia di vino qui sopra! Ah, ci hanno attaccato una bottiglia del vino! È diventato peggio dall'aceto! Il paratore, guarda che nebbia che sta salita, la cresta degli asini è sparita. Ok, Monte Gennaro, vetta per la 37esima volta. Oh, è iniziata la discesa verso la macchina, ma prima verso il rifugio Baida del Monte Gennaro, visto che stiamo sul Monte Gennaro. Guardate che, allora, quella è l'inversione termica, però in pratica in basso, sotto è il paese sotto, Marcellina, Palombara, queste zone qua, è pieno di nebbia, loro stanno sommersi dalla nebbia proprio. Invece sopra, come adesso siamo noi, c'è il sole, quindi inversione termica. Questo è il collo della Cisternola, lì ci stanno le famose antenne di Monte Gennaro, sotto qui c'è il Ghiavaccio, l'eremo del Ghiavaccio. Dai, ci vediamo qui a rifugio. Ok. Siamo al rifugio Baida del Monte Gennaro, eccola qua, vedete? Vedete queste due macchine qua? Se non ci avete voglia di camminare, di fare escursionismo, cioè, loro li chiamate, c'è il numero di telefono, c'è il sito del Monte Gennaro, del rifugio, li chiamate, vi danno appuntamento in un luogo prestabilito qui sotto a Stazzano, le zone lì, e vengono a prendere giù col furgone, con la macchina, vi portano qua, vi fanno mangiare e poi vi portano giù. Fatelo perché vi conviene, io... Vi dico di uno spettacolo, state a 1000 metri di altezza qua, c'è un panorama su Roma qui, è qualcosa di straordinario. Noi ci veniamo a piedi, ma guarda, non mi dispiacerebbe farmi scarrozzare la macchina. Vabbè, comunque noi ci veniamo a piedi. Questa è la terrazza panoramica, raga. Ah, affittano pure le stanze, quindi potete mangiare, dormire e torna pure il giorno dopo. Eccoci qua, guardate qua, oggi c'è un po' di nebbia, guardate che spettacolo. Noi andiamo dentro, se per caso ce lo fanno un piatto di pasta, perché sono le 11 e qualcosa, non lo so. Però o ce lo fanno adesso, o adesso se no se tocca a Nasser, perché sennò metti caso piove. Ok, andiamo a vedere. Ecco un attimo, te lo dico. Rifugio Monte Gennaro, guardate chi c'è sta. Vieni qua. Ah, volpi. Vedi? Poi è secca secca purella, guardala. Ma tu guardate gli animali. Ormai non c'hanno più paura manco di noi, guarda. Guarda, non so se la telecamera si nota, ma sta a un palmo da me. Guarda, vieni qui. Fighissima. Che bello. Mettila come copertina. Dammi un bacio, vieni qua. Mettila come copertina.
Guarda quanto è bella. Ma che incinta, che c'è secca come in chiodo? Sì, c'ha il peccia, vedi che c'ha le... come no, c'è il latte, c'è i cuccioli, guarda. Ma questa è cucciola già lei? No, c'è i cuccioli, c'è il latte. Piccoletta, ecco guarda. Perché c'ha fame. Ma io mi sono mangiato pure il panino. Gli posso dei crackers, io c'ho. Si mangia da... Ok, regà, l'escursione finisce qua. Che ve devo dire? Finisce sopra sto piatto, tiè. Beccati questo, guarda. Tiè. Rifugio del Monte Gennaro, qua, guardate quanto è bello dentro, dentro c'è il cammino tutto quanto, questa è la terrazza panoramica, siamo a 1000 metri, questo è il panorama su Roma che purtroppo c'è la nebbia e non vedete, quindi niente, a dopo. Ok, abbiamo mangiato a Rifugio del Gennaro, fettuccine col cervo buonissime, e adesso prendiamo questo sentiero che va in discesa, vedete, ecco qua, Rifugio Monte Gennaro, stamattina siamo venuti da là. Poi siamo andati di qua per stare sulla vetta del Gennaro, boccati dentro a Rifugio, uscimo e piamo quest'altra qua, sta discesa qui. E questa qui ci porta a qui sotto dove si imbocca il famoso sentiero del lupo che sta qua sotto qua. Quindi mi serve nei mani che qui è scivoloso. Ciao ciao! Ok, siamo qui, questa è la spianata dove c'è questa specie di laghetto che si forma, questo è un laghetto effimero, si forma con le piogge, poi sparisce. Lì c'è il sentiero del lupo. Allora, questa è la strada sterrata dove passano, vedete? Passano solo quelli del rifugio del Monte Gennaro con la jeep, ma certe jeep. È passato in questo momento, io non so chi so, con un pandino. Guarda come ride Fabio, perché stiamo ammazzati dai risate, perché sono passati con un pandino, manco un 4x4. Manca un 4x4, una banda normale con 4 persone a bordo che in 4 non facevano 100 kg, ma facevano 100 kg l'uno. Ah, era metà salita, perché io spiegavo com'è la salita qui, ma è così, guardate, è così, è dritta, è verticale. Io infatti ho preso il passaggio e ho fatto, scusate, ma come fanno a salire qua la banda su qua la salita? Evidentemente mi sono sbagliato io. Tempo 2 minuti, ma neanche 2 minuti, abbiamo sentito fatto rotondo, 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 rotondo. Era il pandino che tornava a marcia indietro dalla discesa, aveva scaricato le altre 3 persone e poi è arrivato in discesa a marcia indietro come un pazzo, sceso, e si è messo lì all'inizio della salita, poi ha dato gas, se siamo sentito fatto, non so se poi è salito. Se è salito comunque ha sfondato la macchina, poco ma sicuro. Ok, adesso veniamo da lì, come vedete, abbiamo fatto la serrata più comoda, e poi stamattina siamo saliti da qua, mo siamo scesi da qua, stamattina veniamo da qua e mo riandiamo qua e ci vediamo di sotto e stavamo, mentre scendevamo pensavamo ancora a quei 4K panda. Secondo me stanno fermi a mezza salita, c'è stato quello che sta spingendo, dai, dove te spinghi? Perché fino a che si arriva sopra non se magna. Quindi ora riprendiamo il sentiero, che questo qua dei 25 o 26 tornanti fino giù alla macchina, quindi ci vediamo sotto alla macchina. Guardate, stamattina era tutto nuvoloso verso Roma, è ancora, c'è un po' una cappa di cose, non si vede in granché, però la zona qui sotto De Marcellina, Palombara si vede perfetto. Comunque lì iniziano i sentieri, i curvoni. A dopo, alla fine del sentiero se vediamo. Sì, si è accesa. 5 ore e mezzo, 12 km e mezzo. Siamo fatti il Gennaro qui, come vedete dai nomi. Monte Gennaro. Beh, io ho conosciuto come Gennaro, ma il vero nome è Monte Zappi. Poi tutti lo conoscono come Monte Gennaro. Va bene, ve l'ho detto, 12 e mezzo, 5 ore e mezzo, mangiata a Rifugio Baida del Monte Gennaro, andateci che si mangia bene, la volpe l'abbiamo incontrata, i zis l'abbiamo incontrati, quindi vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa la Lazio. Guardate qui, ormai siamo quasi arrivati alla macchina che sta qua sotto, questo è un grandissimo uliveto.